Ecco qui la mia amica Francesca. Quanto pensate che sia alta? Io sono alto 1,73 m. Lei è un po' più alta di me. Ma io sono un mago e ho deciso di farla diventare piccola piccola. Adesso dirò una parola magica. Biusce! Piccola Francesca. Come avete visto, è diventata molto più piccola. E ora, secondo voi, chi è più alto tra me e lei? Vi assicuro che non abbiamo utilizzato nessun trucco cinematografico, semplicemente Francesca si è ristretta. Vi chiederete come abbiamo fatto, ma un mago non rivela mai i suoi segreti. Quanto pensate che sia alta adesso? 40 centimetri, 20 centimetri. Dai, Francesca, scendi dalla sedia. C'è qualcosa che non va. La mia magia non ha funzionato tanto. Sei tornata alta come prima? Forse non sono un vero mago. Ma allora, che cosa è successo? Abbiamo semplicemente ingannato il vostro sguardo con la sedia di Boucher. Noi guardiamo con gli occhi, ma in realtà quello che percepiamo viene elaborato dal nostro cervello. In questo caso il cervello ci fa credere che gli oggetti allineati nell'immagine lo siano anche nel mondo reale, facendoci percepire la sedia come intera. Ma in realtà non è così. La sedia di Boucher è realizzata in due pezzi distinti. Le gambe e la seduta sono di grandezza diversa e sono poste a grande distanza tra loro. Il punto di vista dell'osservatore, in questo caso, gioca un ruolo fondamentale. Infatti, la percezione dell'intera sedia sarà possibile solo se la guardiamo da un'angolazione particolare. Basta spostare il punto di osservazione e il nostro cervello non sarà più in grado di farci percepire la sedia come tutta intera. A volte la realtà non è poi così reale come sembra. Boucher!